Presidente, il Centro Iperbarico di Sant'Atto. Poco tempo fa il Consiglio di Amministrazione si è dimesso rimettendo il mandato nelle mani della provincia azionista di maggioranza. Successivamente il Consiglio regionale ha eh, vistato diciamo, la legge che eh, istituisce il Centro Iperbarico di Sant'Atto a presidio multizonale. Ora c'è eh, la difficoltà che probabilmente poi la Regione per una sorta di competenze che non gli sono addebitate non potrà eh, investire tanto denaro nel centro. Per Barico di Sant'Atto, è così o no ma intanto partiamo con la questione del Consiglio di amministrazione. Eh, noi abbiamo eh, posto la necessità di andare ad un rinnovo del Consiglio di amministrazione e non già per un giudizio riguardante gli amministratori che hanno svolto la loro funzione nel corso degli ultimi tre anni, ma per il fatto che ormai si stava per giungere alla scadenza naturale del mandato. Adesso per lunedì prossimo, in seconda convocazione, è convocata l'Assemblea dei Soci e provvederemo... A insediare il nuovo Consiglio di amministrazione, il nuovo Consiglio di amministrazione che dovrà sicuramente continuare a gestire la società per azione e quindi a gestire l'iperbarico per un certo periodo, già che la legge regionale. Eh, pensiamo che abbia bisogno poi di qualche tempo per poter trovare pratica attuazione. Per quel che riguarda la legge regionale eh, c'è da dire intanto che è stata richiesta esplicitamente dal Consiglio provinciale fin dal maggio del 1991. All'epoca il Consiglio provinciale adottò all'unanimità una delibera con cui si chiedeva alla Regione di adottare una legge per l'istituzione del presidio multizonale centro iperbarico di Sant'Atto, così come previsto dall'articolo 10 della legge 48 che è la legge di eh, piano sanitario regionale. Ora eh, non mi risulta che il Consiglio regionale abbia già approvato questa legge, mi risulta che, questa, eh, che la proposta di legge sia stata eh, licenziata dall'apposita commissione, dovrebbe andare settimana prossima al Consiglio eh, che eh, dovrà assumere eh, i relativi provvedimenti e poi andare al commissario di governo. Ora, eh, se la Regione abbia o meno risorse finanziarie adeguate per garantire eh, il completo funzionamento del centro e eh, se si possono sfruttare tutte le potenzialità del centro, io questo non so, eh, voglio dire solo di quello che noi eh, siamo intenzionati a fare nel momento in cui viene eh, emanata questa legge dal Consiglio regionale. Noi, così come abbiamo già precisato con un'apposita lettera al Presidente del Consiglio regionale, metteremo a disposizione il centro iperbarico attraverso le forme che riterremo più opportune. Noi abbiamo detto che siamo disponibili al, comoda al comodato gratuito, siamo disponibili anche per altre forme che insieme poi andremo a vedere. Ecco quindi quale sarà una volta istituito questo presidio il ruolo della provincia, quale quello della regione e quale quello della USL che poi a rigor di logica dovrebbe essere forse il ruolo predominante. Beh, eh, se si dovesse andare alla cessione eh, alla USL di Teramo dell'iperbarico e delle relative attrezzature, cioè della struttura e delle attrezzature alla ULS di Teramo attraverso un eh, contratto di comodato gratuito, eh, l'amministrazione provinciale resterebbe solo proprietaria dell'immobile e delle attrezzature. Per il resto, eh, per quel che riguarda tutto l'aspetto della gestione, eh, sarebbe una esclusiva competenza della ULS e sarebbe una competenza della regione, l'amministrazione provinciale non avrebbe più alcuna competenza. D'altro canto bisogna ancora una volta ricordare che eh, purtroppo se abbiamo assistito nel corso degli anni a tutta una serie di vicende che hanno riguardato l'iperbarico, questo è dovuto al fatto che eh, quel tipo di struttura, la gestione di quel tipo di struttura non rientra nelle competenze dell'amministrazione provinciale.